Prima dell'inizio del match viene osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto dell'Emilia-Romagna. Thank you.
Per il Fiamma Monza in gol la giocatrice numero 10 Nencioni. Per il Fiamma Monza in gol la giocatrice numero 9 Gaburro. Ciao, 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 ciao,
tè, Fanta, le console, c'è anche la birra. Io volevo fare. Birra per la fine del tè. Ja, wir haben im Moment 3-1 für Firma Monza. Das Entscheidungsspiel ist gegangen und natürlich der Traum von der Serie A für heuer zumindest ist gegangen. Machen wir ganz ein kurzes Resümee vom Spiel und nachher von der Saison vielleicht. Also für das Spiel, wir haben uns heute brutal hart getan. Ich glaube, er hat mir gesehen von der ersten Minute an. Es ist brutal warm gewesen und wir haben probiert alles zu geben. Die Gegner, muss ich sagen, haben brutal gut gespielt. Respekt, sie sind eine junge Mannschaft und dann wirklich ein gutes Spiel gemacht und ja, wie gesagt, wir sind nicht in Stand gewesen, da ein bisschen mehr dagegen zu heben. Erst in der zweiten Hälfte wir, aber haben wir auch ein bisschen spät. Ja, in der zweiten Hälfte hat man gesehen, wie es eigentlich euch mehr getraut habt. Dann seid ihr auch auf dem Fronttor gekommen und habt auch noch ein Tor geschossen. Das heißt, es hat ein bisschen an der Courage gefehlt bei euch? Ich glaube, Heil hat man heute in der ersten Hälfte gesehen. Es hat ein bisschen Selbstvertrauen gefehlt, den Ball zu halten, den Ball zu spielen. Wir haben den Ball gleich weggeschossen. Ja, was soll ich sagen? Es ist
so gegangen. Es ist so gegangen und das muss man natürlich so akzeptieren. 3:1 verdient, glaube ich, für Firma Monza. Machen wir jetzt kurz ein Resümee von der Saison. Ich glaube, auf alle Fälle mit der jungen Mannschaft, was es Cup-Ups tun, die Tonelli, seid ihr eigentlich die Spielanführerin gewesen, sozusagen, nicht gleich vom Alter, auch von der Erfahrung und so weiter, gleich mit der Rigi und mit der Steinhauser hinten. Es habt aber auf alle Fälle eine super Saison gemacht. Adesso vorrei parlare in italiano così che le mie compagne di squadra capiscano tutte. Allora io sono più che orgogliosa di quello che abbiamo fatto quest'anno, di ognuna della squadra, sia quelle che potevano giocare di più che quelle che erano purtroppo più in panchina. Secondo me abbiamo tirato fuori il massimo, ovviamente è un grande peccato aver perso così alla fine, però già arrivare a Spareggi era più che meritato e andando avanti così secondo me possiamo fare altre grandi cose. Ecco, questo, quindi tu stai già parlando del futuro, di questo futuro del CF Südtirol che oltre a lavorare naturalmente sulla prima squadra lavora anche sulle giovani e si stanno muovendo sempre più giovani per venire al CF Südtirol. Melani, quanto è importante il calcio femminile in Alto Adige secondo te? Secondo me sta diventando sempre più importante, lo si vede anche dalle ragazzine che adesso stanno venendo. Ho visto gli ultimi allenamenti, cioè non c'era più posto nello spogliatoio di quelli dell'Under 14 che sono venuti a fare provine e così via. E secondo me andando avanti così diamo ancora più importanza al calcio e spero che ancora più ragazze trovano la via dalla nostra squadra praticamente. Da parte della società naturalmente un grazie a te, a Tonelli che siete vicecapitano e capitano, ma soprattutto a tutte le ragazze anche da parte nostra, veramente credo anch'io che avete fatto il massimo possibile. Grazie, anche secondo me anche con un staff buono funziona, se non c'era il vostro lavoro non saremmo qua. Grazie. Ciao. Tonelli. Allora Ale, 3-1 per il Fiamma Monza, questa partita è andata come è andata, ma insomma nonostante tutto resta un grandissimo campionato che avete fatto. Sì, siamo arrivati a questo spareggio, quindi niente da dire, siamo arrivate seconde, peccato per oggi, però le ragazze hanno dato il massimo, qualche assenza di troppo, però veramente siamo contente di quello che abbiamo fatto finora. Ci dispiace perché eravamo lì ad un passo dalla possibilità di giocarci la Serie A, però dai, prendiamo quest'anno come base per il prossimo. Ecco, questo anno quanto avete imparato di più, quanta esperienza in più vi dà un campionato così giocato da una parte, da protagonisti, quindi abbastanza semplice in un primo momento sembrava, poi invece a fare i conti veramente con quello che è la dura realtà anche delle squadre cosiddette di provincia. Sì, nessuno ti regala niente, l'abbiamo visto, siamo partite con una squadra giovane, piuttosto inesperta direi, abbiamo lavorato, spero che le ragazze abbiano vissuto ognuna con concentrazione, con voglia di imparare, con attenzione sulle cose che giocare in un campionato di Serie A2 ti può offrire per crescere. Ecco, tu sei stata nominata la migliore nel CF Südtirol in Serie A2, quanto orgoglio ti può dare a te, che ormai sono diciamo veramente tanti campionati che hai fatto, ma il primo campionato da capitano? Ah, per me sono stata veramente felice, devo ringraziare di nuovo le mie compagne che mi mettono nella condizione di lavorare bene, di giocare, di segnare. Si gioca come squadra, io personalmente sì, posso essere molto contenta del riconoscimento, però quello che più importava era il risultato della squadra. Ecco, grazie. Allora quindi finiamo questo campionato comunque con orgoglio, comunque da protagonisti e a questo punto aspettiamo il prossimo anno. Sì, appunto come ho detto ce la siamo giocata fino in fondo e questo campionato, tutto quello che abbiamo imparato ci servirà per il futuro, ad ognuna di noi servirà a qualcosa. E adesso a questo punto ferie meritate o per te ci sono esami o altre cose? Ma sì, esami, università, un po' di lavoro, un po' di tutto, diciamo la vita, il resto della vita che non è il calcio adesso prenderà di nuovo la sua importanza. Grazie, in bocca al lupo. Vabbè, allora, Luca Dalla Torre 3-1 contro il Fiamma Monza, parliamo un attimino della partita, come l'hai vista? Intanto dico che ha vinto la migliore, oggi il Monza ha dimostrato di essere una squadra seria, composta, capace, caparbia, quindi tanto di complimenti, è una squadra che ha dimostrato sul campo
di meritare la finalissima. E tra le altre cose faccio i miei migliori in bocca al lupo affinché possa anche domenica prossima, insomma, ottenere quello che è il loro obiettivo, quello che è diventato il loro obiettivo. Se devo parlare della mia squadra, devo dire la verità, al di là che sappiamo che mancano, sono mancate alcune pedine che io ritengo comunque fondamentali, siamo partiti forse un po' troppo timorosi, in difesa ho visto un po' di insicurezza, cosa che può esserci in una partita come quella di oggi, per quello che era il suo valore, per quello che è il suo valore. Ciò non vuol dire che le ragazze abbiano fatto un ottimo campionato quest'anno, ciò non vuol dire che noi non abbiamo avuto un'ottima stagione. La rosa forse è un po' ristretta, abbiamo visto che insomma non è stata la nostra la buona sorte, anche oggi è la buona sorte, anche oggi ne mancavano quattro di ragazze sulle quali si puntava tutto. Siamo tranquilli, pronti per proseguire, per ripartire bene per la prossima stagione. Ecco Luca, proprio parliamo già della prossima stagione, non dimenticando, come hai detto tu giustamente, la stagione da protagonisti che il CFC Tirol l'ha fatto quest'anno con ragazze, molte ragazze devo dire erano giovani, venivano 4-5, venivano dalla Under 19, quindi insomma abbiamo fatto molto in casa. Io dico bravissime, e non solo, le ragazze che sono poi arrivate da noi, non dimentichiamo che noi dall'anno scorso, scorsa stagione, quella appena finita, terminata, abbiamo avuto ben 12 ragazze sostituite, e le abbiamo sostituite con, come hai detto te, con le ragazze della primavera e con ragazze che hanno giocato in campionati regionali, per cui io credo che più di tanto non si può che fare un applauso a tutte queste ragazze. Chiaro, rimane un po' il rammarico perché la speranza c'è stata, ma io credo che non ci faccia neanche male un altro anno in una categoria subito sotto la Serie A, non so se si chiamerà Serie A2 o Serie B, l'importante è che si possa lavorare bene, l'importante è che ci sia, si capisca qual è il nostro motto, l'importante è che si capisca qual è il nostro concetto, la nostra volontà di fare il vero movimento del calcio femminile in Alto Adige, inteso come sport. Grazie. Puoi dire ancora due? Ecco, una bella noce. Allora Antonio, 3-1 col Fiamma Monza, cosa dici della partita? Bella partita, un Fiamma Monza in palla dove ci ha dominato il centrocampo, abbiamo decisamente meritato di perdere, una squadra vista bene reattiva e noi purtroppo abbiamo perso una partita che dovevamo perdere. Ecco, adesso non parliamo mai delle assenti ovviamente, però certo che questo ultimo mese e mezzo, sicuramente gli infortuni, tanti, troppi infortuni, sicuramente hanno fatto in maniera tale che hai dovuto riassettare la squadra. No, le assenze sapevamo che ci sarebbero state, il problema è stato le giocatrici che stavano giocando e erano messe veramente male, no? Vedi la Mel, vedi la Ciana dopo l'infortunio, un po' la Marion, un po' di problemi li abbiamo avuti fisicamente. Ecco, facciamo così a caldo un attimino un resumé di questa stagione, comunque una stagione da incorniciare, una stagione da protagonisti. Ma siamo partiti fortissimo, siamo partiti dove tutte le ragazze erano a posto, dove facevamo un bel calcio, secondo me abbiamo fatto un gran calcio che non ha niente a che fare con quello che abbiamo visto oggi. Probabilmente è dato anche dalla freschezza delle giocatrici. E lì abbiamo fatto veramente bene, ci mancavano dei punti di riferimento riguardo al nostro gioco e mancando questi il gioco non era così fluido. Ecco, poi diciamo la stagione comunque è sempre stata andata bene, siamo rimasti protagonisti fino a 4 partite alla fine, insomma. Sì, decisamente ci siamo giocati il primo posto fino a 4 partite alla fine, primo posto che all'inizio abbiamo meritato e abbiamo anche meritato di perdere, perché sbagliando si paga. Ecco, fra virgolette, insegnamento ti porti da questa stagione che è andata così, insomma, che comunque è positiva, ma che alla fine però forse dove è mancato quell'ultimo tassello per arrivare in Serie A? Beh, un insegnamento semplice, che per arrivare alla fine bisogna dare sempre tutto nel migliore dei modi e non lasciare via nessun particolare. E importante proprio è avere la fortuna di avere tutte le ragazze a disposizione.
nel girone di ritorno abbiamo contato sulla Martina e sulla Michela, due giocatrici importantissime, e queste sono anche mancate. Ecco, infatti non abbiamo detto che, perché appunto proprio tutta la prima parte di stagione senza di loro avevate veramente fatto un'andata alla stragrande. Sì, abbiamo fatto bene, devi pensare però che alla fine ci è mancata anche la Catarina, alla fine ci è mancata la Dalla è una di quelle che è un po' l'ago della bilancia della nostra squadra, no? Quando sta bene lei stanno bene tutte. Che futuro vedi per questo CFC Tirol adesso così a medio termine? Ma il CF adesso sta costruendo molto bene sul settore giovanile, stanno facendo un'ottima under 14 dove giustamente cercano di far giocare le più brave ragazze, farle giocare tutte assieme perché così crescono. Hanno in mente di costruire anche una buona under 19. E la prima squadra con due o tre rinforzi diventa una squadra eccellente. Ecco, naturalmente in panchina ci sarà Alberti. Sì, Alberti, Alberti in panchina un anno, devo parlare col presidente, un anno riesco ancora a farlo. Ecco, allora non c'è il 2 senza il 3 e la quarta viene da sé. Sì, bene. Es gibt wenig zu kritisieren, es gibt nur den Dank diesen Mädchen auszusprechen für das, was sie gemacht haben, für diese vielen Stunden, was sie eigentlich auch sich selber geopfert haben und für diesen Verein. Wir haben gesehen, dass mit den beiden Kapitäninnen, kann ich sagen, mit Tonelli und Mummelter, wiederum ein ganz, ganz starkes Team auch in der Kabine entstanden ist, und ich glaube, das gibt den Mädchen diese Kraft, auch diesen jungen Mädchen zu wachsen, die Möglichkeit, sich auch in großen Ereignissen, in großen Spielen sich zu behaupten. Das haben sie eigentlich bewiesen. Leider hat es diese Verletzungen gegeben in den letzten Monat. Das Monat Mai wurde, glaube ich, zum Verhängnis für den CF Südtirol. Diese zwei beiden Spiele, was verloren geworden sind, wo es eigentlich den Matchpoint gegeben hat, dort ist leider so gegangen. Aber das ist der Sport, mit dem muss man rechnen. Einmal gewinnt man, einmal verliert man. Heute verlieren wir, aber ich glaube, wir haben schon jetzt, glaube ich, die Geschichte des Damen Fußball ist in Südtirol geschrieben. Okay, visto che fai parte di questo mondo nostro, ti voglio fare una domanda un po' particolare. Quale sarà l'obiettivo 2012-2013 del CF Südtirol? Also, ich glaube, dass für die nächste Saison das erste Ziel ist sicherlich eine starke Jugendmannschaft zu machen, weil wir gesehen haben schon heuer, wie wichtig eigentlich der Nachwuchs für die Serie A2 schon ist. Und in die erste Mannschaft, glaube ich, bin ich mir schon überzeugt, wiederum probieren, dieses große Ziel anzupeilen. Die Unter-19-Mannschaft wird weiterhin national, glaube ich, spielen, mit der Möglichkeit, neue Südtiroler Spielerinnen zu sich zu nehmen. Und vor allem wird ganz, ganz wichtig sein, den Fokus auf der Unter-14 zu bringen. Jetzt sind wir in Bozen, jetzt haben wir eine neue Identität. Und ich glaube, jetzt können wir mit der Jugend anfangen, richtig Damenfußball zu machen. Und vor allem, glaube ich, mit der Überzeugung, dass der CF Südtirol die richtigen Rahmenbedingungen und das richtige Umfeld ist, für junge Spielerinnen sich zu entwickeln und für größere Spielerinnen sich wirklich in die große Elite des italienischen Damenfußballs zu spielen. Possiamo allora dire, per terminare, per concludere, ai nostri tifosi, a coloro che ci hanno seguiti, seguiteci, che l'anno prossimo possiamo ancora riservarvi qualche bella sorpresa? Ich glaube, allen Südtiroler Anhängern des Damenfußballs, die wir wieder heuer gesehen haben, dass immer mehr werden. Wir haben heuer im Riegestadion einen Durchschnitt von fast 300 Zuschauern gehabt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Durchschnitt. Es ist immer mehr Interesse. Es ist aber immer mehr Interesse, auch von jungen Spielerinnen dabei zu sein. Das heißt, wir werden sicherlich als Verein, glaube ich, unser Ziel für das nächste Jahr so setzen, dass wiederum das Interesse um den Damenfußball weiterhin wächst, und ich hoffe, sogar mit dem neuen Trainer der italienischen Nationalmannschaft, vielleicht haben wir, das ist Antonio Cabrini, mit dem ich persönlich letzte Woche gesprochen habe, ich hoffe, wir haben die Möglichkeit, nach Südtirol die italienische Nationale zu bringen, vielleicht sogar auch schon zum Trainingslager der Serie, der Vorspiele zur Europameisterschaft 2013. Grazie, allora vogliamo fare un appello alle ragazzine che vogliono giocare al calcio. Possiamo permetterci.